gruppo sportivo delle Fiamme Oro per il pilota della Montesa, numero 349 invece per il giovane pilota del Motoclub Valsassina. E in una gara definita alla vecchia maniera non poteva non emergere il decano dei piloti italiani. Stiamo parlando di Diego Bosis in sella alla Montesa, che dopo un primo giro decisamente sottotono si ritrova al quinto posto provvisorio, molto distante dalla testa della gara. Ma nel giro successivo Diego Bosis torna molto più aggressivo e comincia a credere alla possibilità di rimonta. Infatti al termine della tornata di mezzo è riuscito a ridurre a soli 31 errori il suo parziale, girando praticamente al pari dei migliori, rimettendosi così in gioco per le posizioni di testa. Ma un paio di errori in avvio del terzo giro limitano la bella rimonta di Bosis, che stava per superare anche Lenzi e che quindi si vede costretto ad accontentarsi di un onorevolissimo terzo posto. Al termine della gara, infatti, i punti totalizzati da Bosi sono 93, più 2 punti dovuti al ritardo, quindi 95 penalità complessive, poco in più dell'avversario diretto Lenzi. E anche questa gara per Diego Bosi sicuramente ha un significato straordinario, perché per lui, alla sua età, ritrovarsi ancora comunque in lotta per il podio è certamente un grande merito a un pilota che ha scritto la storia del trial italiano degli ultimi 30 anni. Ma una gara, come hai detto te, molto dura sia per le zone che per il trasferimento e anche per il caldo. Io ho cercato di partire piano piano e di capire come dover svolgere la mia gara. Alla fine ho recuperato molto bene il secondo giro, ho fatto un ottimo terzo giro che mi ha permesso di risalire fino al podio. Peccato per un errore stupido all'ultima zona del secondo giro, se no potevo aspirare veramente anche a qualcosa di più. Sottotono la gara del vice campione italiano Daniele Maurino su gas gas, che al pari di Lenzi non ha apprezzato per nulla il tipo di ostacoli proposti dagli organizzatori, limitandosi a contenere i danni, senza poter dare un minimo di spettacolo come spesso lui ama fare. Partito decisamente male, Maurino si ritrova quarto già al termine del primo giro, chiuso con un pesante parziale di 39 penalità. Un secondo giro decisamente meno pesante, chiuso questa volta con 32 errori complessivi, gli consente di agganciare Bosis al terzo posto provvisorio. E determinato a mantenere questa terza posizione, Daniele Maurino percorre il terzo giro testa a testa con il compagno di casacca, quindi delle Fiamme Oro, Diego Bosis, ma al termine sbaglia la zona finale, perdendo di colpo quei 5 punti che lo hanno poi distanziato da Bosis, costringendolo così con 100 penalità complessive al quarto posto finale. E questo scivolone fa retrocedere Daniele Maurino al terzo posto provvisorio nella classifica di campionato dopo 4 gare. Ma sono partito decisamente male e ho commesso tantissimi errori, perché le zone erano tutte abbastanza difficili e secondo me molto contorte, erano alcune molto poco significative. Infatti sono un po' deluso dall'organizzazione, perché ero convinto di trovare una bellissima gara. Invece abbiamo trovato una gara, non, secondo me, a livello di zone non all'altezza del campionato italiano, nonostante ce n'erano alcune che erano veramente belle, erano da campionato del mondo. Peccato che hanno rovinato un pochettino nelle zone 2, 3, 4 dei passaggi un po' stupidi, un po' obbligati, che ci costringevano a mettere giù tantissimi piedi. Quindi sono un po' deluso da questo e anche dal trasferimento, e appunto io sono andato decisamente male. Archiviati i pesanti infortuni di inizio stagione, il vicentino Andrea Vaccaretti su Montesa sta tornando al suo stato di forma ottimale, come si è potuto vedere in più di un'occasione, dove non ha mancato di dare spettacolo, nonostante il tipo di gara non lo favorisse di certo e per lui forse
terzo al termine del primo giro percorso con 35 penalità, Andrea Vaccaretti ha mantenuto un buon passo anche al secondo giro, rimanendo nel gruppo di testa. Purtroppo il forte ritardo accumulato al primo giro ha influito sulla possibilità di recupero e la terza tornata per Vaccaretti, così come per altri piloti, è stata caratterizzata da diversi timbri a 5 che hanno appesantito il punteggio finale, falsandolo e compromettendo anche la rimonta. Al termine della gara, con 111 penalità complessive, Andrea Vaccaretti chiude al quinto posto. Gara leggermente sottotono per Francesco Iolitta su Scorpa 304 tempi, che non va oltre la sesta posizione, sempre lontano dai migliori per tutti e tre i giri di gara. Evidentemente disturbato dalle caratteristiche di questa gara, al termine del primo giro Iolitta si ritrova in penultima posizione con 41 penalità sulle 50 possibili. Un leggero recupero messo in atto nella seconda tornata di gara gli consente di risalire tre posizioni nella classifica provvisoria. E probabilmente anche lui gravato dal ritardo, Iolitta percorre il terzo giro pagando la massima penalità in diverse zone e al termine con 118 punti complessivi deve accontentarsi del sesto posto finale. Sei concorrenti della TR1, molto bene, molto spettacolare, strappa gli applausi al pubblico, Francesco Iolitta, ma conferma anche le zero penalità. Peggior risultato stagionale per il bresciano Michele Orizio, ma probabilmente peggior risultato anche di queste ultime stagioni, per un pilota che non riesce più a trovare lo stato di forma dello scorso anno, quando è salito più volte sul podio. Con una moto nuova che sta comunque migliorando gara dopo gara, Michele Orizio appare impreciso laddove invece brillava per coraggio e determinazione. Pressoché livellati in basso, i suoi punteggi parziali non gli consentono di muovere la classifica, che lo vede stabilmente al settimo posto per tutti e tre i giri di gara. E al termine, con le medesime 118 penalità di Iolitta, Michele Orizio rimane ugualmente al settimo posto per effetto dei minori numeri di passaggi netti. E a seguire si sono piazzati rispettivamente Andrea Mazzocchin in ottava posizione e il giovane Gianluca Turnur in nona ed ultima posizione.